Cari amici di Bivona, gentile pubblico, un caloroso saluto dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera, dove la musica, nonostante la pandemia, non si è mai fermata e si va avanti con grande entusiasmo e passione. Il concerto di oggi ha per noi una doppia valenza. È la prima produzione in presenza dopo un lungo periodo di lockdown dovuti al Covid-19, ed è anche il primo evento che suggella una collaborazione nata circa un anno fa tra il nostro conservatorio e la Scuola di Musica Lo Nigro di Bivona, oggi anche sede convenzionata dei nostri corsi preaccademici. Ciò che ci accomuna è l'intento di divulgare sempre di più la cultura musicale, di promuovere i giovani talenti, di valorizzare e far conoscere il nostro territorio e il suo grande patrimonio artistico-culturale. Ringraziamo quindi per l'invito a partecipare alla stagione musicale armoniosicana 2021 il direttore artistico maestro Giovanni Trupia, nonché il direttore e il presidente della Scuola Lo Nigro, professore Coutreau e l'architetto Vella. Ringraziamo naturalmente anche tutti i musicisti che hanno aderito all'iniziativa, docenti, studenti, collaboratori esterni, il direttore d'orchestra Alberto Magnaci, il direttore di produzione Simone Piraino e il nostro staff in assistenza Filippo Campo e Tommaso Pedalino. Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è la consapevolezza che l'arte e la cultura siano dei beni collettivi, preziosi e rinunciabili, di cui dobbiamo riappropriarci per riacquistare il senso della vita e la gioia di condividere con i nostri simili ogni sua forma di bellezza. Quale linguaggio più appropriato se non quello universale della musica? Un linguaggio capace di abbattere qualunque barriera di cultura, di età, di religione e di lingua, capace di emozionare anche a distanza di secoli e di rinnovarsi ogni volta ad ogni nuova interpretazione. Vi lascio così ai nostri interpreti, i solisti e l'orchestra d'archi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini, guidati dalla sapiente mano del maestro Alberto Magnaci, che è anche autore della speciale revisione dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi che oggi ascolterete. Buon ascolto e buona nuova vita in musica. Grazie.
Buonasera a tutti, benvenuti a questo concerto dell'Orchestra Sinfonica dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera, che questa sera ha il piacere di partecipare alla stagione Armonie Sicane della Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro di Bivona. Vorrei ringraziare il presidente Fabio Vella, il direttore della scuola Salvatore Cutrò e il direttore artistico della stagione Giovanni Trupia. Ascolterete una versione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, è una versione a cura dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera. L'adattamento è a cura mia, io sono Alberto Magnaci, sono il direttore dell'orchestra. I testi e le note critiche sono di Simone Piraino e questa edizione è una copubblicazione dell'Istituto Toscanini e della casa editrice Wiki Music di Milano. Vorrei ringraziare la professoressa Longo, la direttrice dell'istituto, il professore Simone Piraino, che è il direttore di produzione, e l'ufficio produzione, il signor Filippo Campo e il signor Tommaso Padalino, che sono assistenti alla produzione. Lo Stabat di Pergolesi, che ascolterete questa sera, è diviso in 13 numeri, sebbene la versione originale di Pergolesi sia stata pensata in 12 numeri musicali. Il testo è una sequenza di Jacopone da Todi. La particolarità della nostra versione, del nostro adattamento, la particolarità è la gestione delle voci a quattro parti e non più a due parti come nella versione originale. La versione originale prevede il soprano e il contralto. Questa sera questa versione invece prevede soprano, contralto, tenore e basso. Vorrei ringraziare anche la classe di canto dell'istituto, il docente, il maestro Filippo Adami, e gli studenti della classe di canto, che sono Marta Di Stefano, la signora Marta Di Stefano è una giunta, il mezzo soprano, e la signora Sara Semilia, soprano, allieva dell'istituto, Samuele Di Leo è il tenore, e Filiberto Bruno è il basso. Buon ascolto. Thank you.
Fuck me!